Buongiorno a tutti i nostri telespettatori e bentrovati a questa edizione di pranzo del nostro TG, un'edizione che ha in apertura ancora purtroppo la cronaca con un altro gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 8 a Istrago di Spilimbergo, un incidente in cui è rimasta ferita in modo grave una donna di 49 anni. La vettura che stava conducendo si è scontrata con un tir ed è carambolata più volte. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Generale Caneva e via Valcellina. Dopo una chiamata al numero unico per le emergenze, l'112, gli infermieri della centrale operativa della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Spilimbergo e anche l'elisoccorso. All'arrivo dell'equipe medica, la donna era in stato di arresto cardiocircolatorio. È stata liberata dall'abitacolo dai vigili del fuoco in sinergia con il personale sanitario. Rianimata sul posto, è stata condotta prima all'ospedale di Spilimbergo per una prima stabilizzazione e quindi in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso in condizioni gravissime. E c'è stato un altro incidente stradale, fortunatamente meno grave, questa mattina a Medeuzza, lungo la via Palmarina, all'altezza dei magazzini Nico, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Un'auto è finita in un fossato a bordo strada. Sul posto anche l'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Palmanova e fortunatamente, come detto, le sue condizioni non sono gravi. Questa mattina l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen ha effettuato un sopralluogo al liceo scientifico Marinelli di Udine per fare il punto sui lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico della struttura, lavori iniziati lo scorso ottobre e resi possibili anche grazie a un investimento da 5 milioni di euro sostenuto in buona parte dalla regione. È stata l'occasione anche per fare il punto sulle novità che riguardano gli accorpamenti delle strutture scolastiche anche in regione. Allora sentiamo l'intervista realizzata da Francesco Colussi. La cosa importante è che l'amministrazione regionale sta agendo con una programmazione triennale che vedrà coinvolti molti degli istituti di Udine che per molti anni non hanno ricevuto attenzione e risposte rispetto appunto alle esigenze di efficientamento energetico, ma sicuramente di efficientamento sismico. La realizzazione della scuola polmone ci garantirà la rotazione rispetto agli interventi che andiamo a fare. E il dato importante è che le risorse, sia nazionali che comunitarie, implementate in maniera importante dalle risorse regionali, ci danno la garanzia di avere una programmazione che dura più anni. Riguardo alla manovra del governo Meloni sull'accorpamento degli istituti che rischia di far sparire oltre 700 scuole in Italia, lei cosa ne pensa a riguardo? Io penso che si sia costruito un dibattito che in realtà è inesistente. Per noi è importante non tanto il numero degli istituti scolastici, quanto la garanzia che siano presenti sul nostro territorio e che diano risposte alle esigenze che abbiamo anche nei territori dove il tema demografico è sicuramente più cogente, e penso sicuramente a tutta la Bassa Friulana e penso alle aree della montagna. Non è un accorpamento di istituti, non cambiano i plessi, non cambiano gli insegnanti. Cambia solo il numero dei dirigenti che verificheranno e che costituiranno gli istituti comprensivi e le scuole. Adesso andiamo dalla nostra troupe esterna, andiamo proprio da Francesco Colussi che si trova nella sede di Confindustria Udine, dove è in corso la conferenza stampa di presentazione della nuova iniziativa Startup Academy. Francesco, buongiorno, veniamo subito da te per capire di cosa si tratta esattamente. Buongiorno a te Angela, sì, la conferenza è proprio iniziata in questo momento. Si tratta di una sinergia tra Confindustria Udine e Friuli Innovazione, che è un'azienda che si occupa di start-up, di sostenere le start-up sostenute a loro volta dalla regione Friuli Venezia Giulia per creare questa academy. Sarebbero dei moduli formativi, un percorso formativo per aiutare le start-up in quelle cose in cui a volte è la cosa più difficile per loro, per esempio, è creare dei business plan, cioè la loro idea sempre della tecnologia, il progetto è sempre
la prima cosa a cui pensa una startup, ma poi molte volte mancano le basi anche di economia e del modo di presentare ai possibili investitori i propri progetti. È proprio per questo Confindustria e Friuli Innovazione danno la propria esperienza per questa Startup Academy, che appunto sosterrà anche nei primi momenti, nei momenti più delicati delle startup, il momento della formazione di queste nuove aziende, che appunto sono sempre più tecnologiche e sempre più anche in un mondo che sta cambiando, e quindi sicuramente un aiuto che può dare una spinta in più, che può mettere una programmazione, ecco, alle startup, permettere di programmare il proprio progetto anche dal punto di vista però economico. Ce ne ha parlato nel dettaglio di questo progetto Dino Ferragotto, vicepresidente di Confindustria Udine con delega all'innovazione, e andrei proprio ad ascoltare la sua intervista, e intanto vi restituisco la linea. Dottor Ferragotto, Confindustria Udine e Friuli Innovazione unite per lanciare una nuova iniziativa che si chiama Startup Academy, ovviamente anche con il supporto della regione Friuli Venezia Giulia. In cosa consiste esattamente questo progetto e qual è la finalità? Allora, la finalità di questo progetto è quello di creare una scuola di formazione per i nuovi imprenditori che generano delle start-up, in quanto l'esperienza che abbiamo maturato in questi ultimi anni ci ha fatto capire che c'erano degli anelli mancanti. Quindi, se parliamo di creazione di business plan, di creazione di pitching, creazione di business model, le start-up erano un po' carenti su questi argomenti. Questo nasce da un'esperienza che noi abbiamo avuto già in Confindustria Udine, dove abbiamo cominciato a associare le start-up gratuitamente già da 4-5 anni. Ne abbiamo associate circa 70 finora. Abbiamo visto che gli imprenditori sono molto preparati sulla tematica di base, sul core della loro tecnologia, del prodotto o del processo o del servizio che vogliono fare. Gli manca generalmente un po' di preparazione o di competenza su quello che è come portare l'azienda sul mercato e come andare alla ricerca degli investitori. Da lì è nata l'idea. La regione aveva già visto che c'era uno spazio per poter creare nuove imprenditorie, quindi da queste tre cose ci siamo messi, abbiamo lavorato, abbiamo creato questa che è la Startup Academy. Per concludere, vediamola come una formazione di alto livello per nuovi imprenditori. Passiamo all'indagine sulla qualità della vita nelle province del nostro paese, realizzata e pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. Trieste, che lo scorso anno aveva fatto registrare 580,9 punti, perde la vetta della classifica stilata da il Sole 24 Ore e si trova adesso al settimo posto con 574,7 punti. Ma è l'intero Friuli Venezia Giulia a registrare cali, ad esclusione di Gorizia, che sale di 4 posizioni e si classifica al 19° posto. Scende di 3 posizioni invece Udine, fermandosi al 12° posto, e precipita addirittura di 19 posizioni Pordenone, che si attesta al 26° posto. Prima Bologna, come leggiamo anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore, seguono Bolzano e Firenze, che appunto si trovano sul podio. Nella top 10 anche Siena, Parma e Pisa. La crisi del sud aggravata dagli shock del 2022, Milano all'ottavo posto e pesa soprattutto il caro affitti per quanto riguarda Milano. Dando un'occhiata alle varie classifiche, alle varie sottoclassifiche che hanno poi portato alla stesura della graduatoria finale, la vediamo appunto proprio qui in questa
in questa grafica sulle pagine del Sole 24 Ore con Bologna prima, poi vediamo appunto Trieste settima, meno 6 posizioni, Udine dodicesima, meno 3 posizioni, Gorizia diciannovesima, sale di 4 posizioni e Pordenone 26esima, scende di 19 posizioni. Dicevamo, dando un'occhiata alle varie sotto classifiche, vediamo che ad esempio per quanto riguarda la classifica che ha preso in considerazione la ricchezza e i consumi nelle province d'Italia, vediamo come la situazione sia peggiorata in tutte e quattro le province del Friuli Venezia Giulia, con Pordenone 30esima, anche qui in scivolata verso il basso nella classifica, Udine 32esima, Gorizia appunto migliora, è l'unica che migliora un po', 42esima e Trieste 45esima. Vediamo anche qualche altro indicatore, in questo caso viene presa in considerazione la voce affari e lavoro, Trieste primeggia, è seconda, invece le altre tre province sono più giù in classifica, Gorizia 34esima in discesa, Pordenone 60esima e Udine addirittura 65esima. Vediamo anche qualche altro indicatore, in questo caso vengono presi in considerazione una serie di parametri relativi alla demografia, alla società e alla salute, in questo caso vediamo Trieste 20esima, scorrendo la graduatoria Udine 45esima, Gorizia 49esima e poi vediamo anche Pordenone che è vicina appunto a Udine in questa classifica 44esima. Per curiosità vediamo ancora una classifica che è quella che tiene in considerazione la qualità dell'ambiente e dei servizi e vediamo che le quattro province del Friuli Venezia Giulia si collocano nella parte centrale della classifica con Udine 30esima, Trieste 32esima, Pordenone 36esima e poi vediamo invece Gorizia molto più in basso in questa particolare classifica, il capoluogo isontino si trova in 70esima posizione. Questi alcuni dati di questa particolare classifica appunto sulla qualità della vita pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, poi nelle prossime edizioni dei nostri TG entreremo più nel dettaglio e analizzeremo meglio anche la situazione in regione. Intanto andiamo avanti parlando di un progetto del comune di Palmanova che si è aggiudicato 3 milioni di euro, sono fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo polo per l'infanzia, una nuova struttura che comprenderà un nido da 40 posti e una scuola dell'infanzia per 3 sezioni. La nuova struttura sorgerà in piazza 20 Settembre in un'area centrale della città circondata da un polmone verde e da un parco giochi e prevede più di 1000 metri quadrati di spazio per i bambini e un grande spazio verde di oltre 2000 metri quadrati. Pochi giorni fa è arrivato il via libera definitivo del Ministero dell'Istruzione, un'opera che avrà anche un'importante valenza urbanistica in quanto andrà a completare il quadro della piazzetta di Sestriere della viabilità seicentesca veneziana, ridando all'area la configurazione originale. In questo periodo, ha sottolineato il Comune, abbiamo tenuto i contatti, ha sottolineato in questo caso la parrocchia, perché il progetto coinvolge anche la parrocchia di Palmanova. In questo periodo, ha detto Monsignor Don Angelo, abbiamo tenuto i contatti con l'amministrazione comunale per questa importante possibilità. Non c'è dubbio che offrirà alle famiglie una struttura nuova, sicura, all'avanguardia e la notizia di questa conferma del finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione è sicuramente una bella notizia.
Ora ha commentato il vice sindaco con delega ai lavori pubblici, Francesco Martinez, la sfida da vincere è il rispetto dei tempi stringenti imposti dall'Europa per la progettazione esecutiva del complesso che vede la scadenza a maggio 2023. Adesso diamo un'occhiata alle altre notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo. Cominciamo con gli aggiornamenti sul cosiddetto Qatar Gate. Sono stati convalidati 4 arresti a Bruxelles. È stato rilasciato invece Luca Visentini, il segretario della ITUC. Allora andiamo a sentire il servizio realizzato dall'agenzia ANSA che ci aggiorna sugli sviluppi delle indagini. In carcere 4 dei 6 fermati nell'ambito delle indagini sulle sospette tangenti dal Qatar all'Eurocamera. La giustizia belga ha convalidato gli arresti di Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, Niccolò Figata Lamanca e della vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili in una giornata che ha visto ulteriormente allargarsi l'inchiesta condotta da Michael Claes. Ad essere perquisita infatti è stata l'abitazione di un altro eurodeputato socialista, Marc Tarabella. Mentre dal Qatar è arrivata una prima netta reazione, respingiamo categoricamente qualsiasi tentativo di associarci all'inchiesta, ha dichiarato il ministro degli esteri di Doha, spiegando che i rapporti internazionali qatarini coinvolgono le istituzioni, non le singole persone, e sono improntati al rispetto delle leggi internazionali. La decisione sulla convalida degli arresti è arrivata, come previsto, a 48 ore dal fermo. L'accusa è quella di partecipazione a organizzazioni criminali, riciclaggio e corruzione. Rilasciati con la condizionale, il padre di Kaili e il quarto italiano, Luca Visentini, segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati. Nella comunità europea di Bruxelles nel frattempo l'imbarazzo cresce. Il Parlamento sta collaborando attivamente e pienamente con le autorità giudiziarie per favorire il corso della giustizia, ha sottolineato la presidente Metsola. Ma una cosa è certa, le conseguenze dell'inchiesta andranno ben oltre l'ambito giudiziario. È un danno di reputazione molto serio. Il Parlamento europeo è sempre stato la punta di diamante dal punto di vista dei diritti. È una vicenda vergognosa e intollerabile e se sarà confermata, potrebbe essere una delle più drammatiche storie di corruzione di questi anni, è stato il severo giudizio del commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni. Molto serio. Andiamo a vedere adesso l'apertura dell'agenzia ANSA in questo momento. C'è un video di Giorgia Meloni in primo piano, un video che la Premier ha diffuso anche sui social, in cui racconta il lavoro dell'ultima settimana intensa, così l'ha definita la Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda i rilievi di Banca Italia, non mi pare solo polemica, ha detto Meloni. A me pare che Banca Italia non abbia in audizione alle commissioni competenti mosso particolari critiche sulle principali misure di questa manovra. Puramente c'è stata una polemica o diciamo un approccio critico sulle nostre misure sul tema del contante e l'obbligo del POS e spiega lo stop alle commissioni su POS è incostituzionale. E poi c'è anche un'altra notizia in primo piano sempre sull'agenzia ANSA, arriva dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti verso la svolta sulla fusione nucleare. Il Dipartimento statunitense dell'Energia annuncerà domani in una conferenza stampa che gli scienziati sono stati in grado per la prima volta nella storia di produrre una reazione di fusione nucleare che genera più energia di quella necessaria per innescarla. Questo è quanto scrive il Washington Post annunciando appunto questa importante scoperta che verrà annunciata domani in conferenza stampa. Adesso noi voltiamo pagina e parliamo dei rincari per il Natale, per i regali di Natale. È stata realizzata una particolare e curiosa classifica che ci dice quanto spenderemo in più per ogni singolo regalo in vista del Natale. In primo piano ci sono le macchine da caffè. Vediamo.
Macchine da caffè e frutta fresca guidano la classifica dei rincari natalizi. Nei mesi dell'inflazione galoppante, l'Unione Nazionale Consumatori ha elaborato gli ultimi dati Istat disponibili per stilare le classifiche dei regali di Natale e dei cibi del pranzo natalizio finora più rincarati rispetto allo scorso anno. Per la top 10 dei regali, al primo posto le macchine da caffè in cialde o capsule, che rispetto a un anno fa costano il 25,9% in più. Al secondo posto i film in DVD, che salgono del 23,6%. Medaglia di bronzo per macchine fotocamere e videocamere, che aumentano del 20,2%. Se si vuole regalare una friggitrice ad aria o un forno a microonde, si sborsa l'11,6% in più rispetto al 2021. Al quinto posto la telefonia fissa con 11,5%. I gioielli saranno anche per sempre, ma per averli ora si spende un supplemento del 9,4%. In settima posizione le centrifughe, più 8,8%. Non ci si salva neanche se vogliamo cavarcela con un fiore o una pianta, per la quale dovremo sborsare un extra dell'8,7%. Le penne sono più da comunione e da festa di laurea che da Natale, ma chi opta per questa soluzione dovrà pagare una maggiorazione del 6,8%. Chiudono la top 10 creme, dopo barba, deodoranti, rossetti, fondotinta, mascara, profumi, che segnano un rialzo del 6%. Siamo arrivati alla pagina sportiva e allora andiamo subito alla Dacia Arena da Stefano Giovanpietro per tutti gli aggiornamenti sul calcio ma anche sul basket. Allora Stefano, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Angela, qui all'esterno degli uffici dell'Udinese Calcio, Dacia Arena, dove come ogni lunedì che si rispetti, come hai detto te, il piatto sportivo è ricco perché si può parlare di calcio, di basket, di volley, la pagina è sicuramente molto ampia, la approfondiremo in tutte le sue sfaccettature nel TG sportivo, chiaramente però nel nostro collegamento del TG delle ore 12 non possiamo che non partire dall'Udinese perché inizierà un'altra settimana di lavoro in vista di un'amichevole importante sabato alle ore 20 sempre qui alla Dacia Arena contro l'Athletic di Bilbao, quarta nella Liga, e Sottil vedremo se verranno rispettate le sue sensazioni. Oggi documenteremo anche con le immagini dell'allenamento del pomeriggio, durante pomeriggio calcio, il rientro in gruppo atteso di Bram Nuitink, monitoreremo il rientro di Enzo Ebossé che farà ritorno in Italia dopo aver disputato i mondiali con il Camerun, mentre soltanto giovedì dovrebbe essere il turno di Becao, o meglio di Makengo e Udoge, con Becao e Deulofeu che rientreranno invece più vicini ai giorni delle festività natalizie. Però c'è stata una partita sabato contro il West Ham, persa sì 3-1, ma un risultato che ha punito ben oltre i propri demeriti l'Udinese, anche con i gol in un finale in cui la squadra era infarcita di giocatori della primavera, di qualche giovane. Però le indicazioni positive sono state sicuramente tante, anche da qualche elemento che ha giocato meno in questa prima metà di stagione, e quindi facciamo il punto dopo la sconfitta con il West Ham con il servizio a cura di Alessandro Surza. L'amichevole con il West Ham, per intensità, livello dell'avversario e anche fascino della gara, è stata tutt'altra partita rispetto a quella del sabato precedente contro il Tabor. Una partita, quella con gli Hammers, che ha dato molte indicazioni, tante delle quali positive. Lo stesso Sottil nel post partita, pur ammettendo gli errori commessi nei primi due gol dei londinesi, ha detto che per 60-65 minuti la squadra gli è piaciuta e noi gli crediamo, perché in fondo le sensazioni che abbiamo avuto sono le stesse del tecnico di Venaria Reale. Un'Udinese compatta, aggressiva, bella per quasi un'ora intera. Poi ovviamente la qualità del West Ham è venuta fuori, gli errori come detto ci sono stati, e allora è chiaro che il punteggio dice 3-1 per gli inglesi in una partita che in realtà, chi l'ha vista può confermare, sarebbe potuta tranquillamente finire in pareggio. L'Udinese ha giocato e ha manovrato bene con le sue solite ondate da destra a sinistra e da sinistra a destra. Ok Pereira, grande accompagnamento in fase offensiva, meno invece per quanto riguarda l'attenzione in quella difensiva, e infatti il gol del pareggio è una combinazione di incertezze tra lui che non marca Benrahma e Silvestri che smanaccia male. Bene invece sulla sinistra Ebosele, nonostante non sia la sua fascia di competenza, perché è chiaro che il giovane irlandese rende meglio a destra, però per intraprendenza, e anche qui rubiamo le parole di Sottil, rispetto al giorno in cui è arrivato in ritiro in estate, adesso sembra tutt'altro giocatore. Che possa essere lui la freccia in più nella faretra della squadra bianconera per il 2023? Può essere, nonostante gli sia mancato il gol. È apparso poi abbastanza pimpante anche Beto, che ha lottato, si è impegnato e si è dato da fare, sfiorando anche per un attimo il gol a giro che avrebbe fatto veramente saltare in piedi i tifosi presenti ieri alla Dacia Arena.
Insomma, un Udinese che sta iniziando davvero a carburare, che sta iniziando a mettere benzina nel motore per un 2023 che si preannuncia ovviamente complicatissimo. La settimana adesso poi ripartirà con all'orizzonte un altro affascinante impegno, quello contro gli spagnoli dell'Athletic Bilbao. Ampia pagina bianconera che continueremo ad approfondire in pomeriggio calcio alle ore 15 con i collegamenti dal Bruseschi. Parliamo anche però di Pordenone, è arrivata la quarta partita senza vittorie per la squadra neroverde di Mimmo Di Carlo, terzo pareggio in questo filotto di quattro partite senza vincere, un 2-2 ancora una volta, questa volta in casa contro il Vicenza che era capolista prima di questa giornata, quindi è sicuramente un pareggio che ha una valenza un po' più importante per Burrai e compagni, ma ancora una volta arrivato con la squadra avversaria in rimonta. C'è il presidente Lovisa che si è anche un po' lamentato di un arbitraggio troppo punitivo nei confronti del Pordenone, un Pordenone che dopo queste due settimane davvero un po' storte, così possiamo dire, è scivolato dal primo al quinto posto in classifica, vuole sicuramente riscattarsi, classifica cortissima, c'è ancora tanto tempo per rimettere in piedi le cose, anche perché il 2-2 contro il Vicenza non è assolutamente un risultato da buttare contro una delle formazioni più in forma del girone A. Rivediamo quanto è successo ieri alla Teghil di Legnano Sabbiadoro nel servizio dedicato. Finisce 2-2 il big match tra Pordenone e Vicenza al Teghil di Lignano, un 2-2 che non permette alla squadra di Di Carlo di tornare ad una vittoria che adesso manca da 4 gare, ma che allo stesso tempo permette ai friulani di interrompere la corsa di un Vicenza che col nuovo allenatore arrivava da 5 vittorie consecutive. La prima occasione è proprio per i padroni di casa, il Vicenza perde palla, una palla sanguinosa nella propria metà campo, il pressing nero-verde è perfetto, Dubitskas si allarga con il destro, calcia, palla a centimetri dal palo e si dispera il numero 7 perché questa era una grande occasione. È il momento però del Pordenone, poco dopo la mezz'ora arriva infatti il vantaggio, cross dalla destra di Pirrello, il Vicenza respinge, dall'altra parte arriva Benedetti, tiro cross, Candellone ringrazia e da due passi proprio, non può sbagliare, e allora 1-0 per i neroverdi che si portano avanti. Prima della fine del primo tempo però, nel momento peggiore per subire gol, arriva il pareggio, gran lavoro di Ferrari che serve in qualche modo da dentro l'area piccola Rolfini, ed è 1-1, festa, non può nulla, e poi esultanza davanti ai propri tifosi. Il secondo tempo però si apre benissimo per il Pordenone, punizione fantastica di Burrai, traversa, rimbalzo e ovviamente il più lesto di tutti è Pirrello che non può sbagliare da due passi e porta di nuovo avanti la squadra di Di Carlo, squadra di Di Carlo che però resta in 10 perché Pinato commette un'ingenuità. Secondo giallo per lui per un'entrata in ritardo su un avversario e cartellino rosso con tanto di doccia anticipata. Ovviamente questo episodio cambia tutto, il Vicenza inizia a pressare ancora di più alla ricerca del pareggio, pareggio che arriva 10 minuti più tardi con un bel lavoro di Stoppa che si allarga sulla destra, mette dentro e c'è la zampata precisa di Ferrari che a 17 dal termine mette il risultato sul 2-2, il Vicenza poi ci prova ma il punteggio non cambia più, finisce quindi 2-2 tra Pordenone e Vicenza, un pareggio che permette al Pordenone, come detto, di interrompere la corsa del Vicenza e di rimanere aggrappato al gruppone di quelle davanti, anche se però scivola al quinto posto. Questo per quanto riguarda il Pordenone, comincio ad anticipare anche le tematiche un po' che riguarderanno il nostro TG sportivo serale con il volley, la Coppa del Mondo di Spada, c'è anche da parlare dei giochi olimpici speciali invernali, tanto davvero di cui parlare e di cui commentare, ma anche il basket, hai detto bene tu prima Angela, una pagina ricca sarà dedicata alla palla spicchi. Partiamo però dalla nota lieta regionale, prima di passare alle due sconfitte di Cividale e Udine maschile, l'APU Delser Women, la squadra femminile dell'APU, le bianconere che hanno infilato contro Treviso la nona vittoria di fila, praticamente hanno perso la prima giornata e poi l'hanno vinte tutte e stanno dominando davvero la scena e meritano un grandissimo applauso le ragazze che stanno facendo davvero un campionato eccellente di cui parleremo sia stasera che domani nella puntata di Baschettiamo, perché è davvero un risultato clamoroso il filotto di vittorie che stanno ottenendo. È stato invece un fine settimana molto amaro per
tutte e due le squadre friulane. Partiamo da Cividale, che questa volta nel finale perde con una palla persa abbastanza clamorosa sul risultato di parità, 55-53 per San Severo in Puglia, quindi si spegne la magia delle due vittorie di fila, restano appese a un filo i sogni di arrivare in Coppa Italia, mentre rischia di uscirci dal tabellone di Coppa Italia la PU qualora dovesse perdere la prossima a Nardò, perché è arrivata un'altra sconfitta casalinga contro Forlì, forse molto più larga, più meritata di quanto dica l'81-92 finale per la squadra di Martino. Molte sensazioni negative dal Carnera, con davvero tante cose ancora da capire su quello che sarà la riscossa della squadra bianconera, scivolata al quarto posto e, come detto, anche a rischio di arrivare nel tabellone dei quarti di Coppa Italia. Però ieri tutte queste sensazioni negative le ha espresse a chiare lettere il capitano Michele Antonutti, ci ha messo la faccia in conferenza stampa, ha detto parole anche pesanti che andremo adesso a risentire insieme. Io ti saluto, Angela, vi do appuntamento a questo pomeriggio alle ore 15 e sentiamo lo sfogo del capitano della più Old Wild West dopo la sconfitta di ieri contro Forlì. Io nella mia vita ho sempre amato le squadre scarse che giocano col cuore, le ho sempre amate, e ho sempre odiato le squadre forti che non giocano col cuore. E se mi trovo in una squadra di queste, mi dà un leggero fastidio. Ringrazio i tifosi che sono stati fino in fondo a vedere questa partita, forse io da tifoso non sarei stato, quindi ogni insulto, ogni motivo di rabbia, ed è giusto. Mi dispiace per l'allenatore, Carlo Finetti, giovane, che si è trovato in balia di questo, di questa partita non di cuore, perché oggi avevamo visto un entusiasmo in un allenatore giovane, cioè la voglia di essere presente, e noi non l'abbiamo fatto. Quindi io non penso che sia allenatore o allenatore, penso che c'è qualcosa in noi che non va bene. Vedevo prima, io penso che le squadre si veda in quanto amano passarsi la palla, quanto amano lottare. Noi abbiamo perso gli assist 20 Forlì, 10 noi. Loro hanno fatto 40 ribalzi, noi 30. Io non vedo i punti, a me non interessa. Io vedo le cose che devono essere di squadra. Quando uno si tuffa, quando uno lotta. Oggi non c'è stato, quindi se non c'è questo, non è che c'è un allenatore. C'è qualcosa che in noi non va bene. Giocare senza emozioni è la più brutta cosa che c'è. Io non giocherò ancora tanto, ma ci sono giocatori che hanno 15-10 anni meno di me. Se non giochi con emozioni alla loro età, non puoi giocare sicuramente quando avrai la mia. Testa alta, non voglio vedere gente che si piange addosso, perché abbiamo avuto momenti peggiori. Mi ricordo le 7 sconfitte di fila, momenti orrendi. Ma è qui che si vede chi c'è, chi non c'è, chi ha voglia di lottare, chi ha voglia di andare via, chi non sta bene. E penso che forse giocare fuori casa ci potrebbe aiutare, ma io penso che nella mia vita la casa sia il sesto uomo. Se iniziamo a pensare che a casa non giochiamo col cuore, cosa, andiamo fuori casa e speriamo che gli altri giochino col cuore? Quindi sono arrabbiato, ma sicuramente molto motivato per questa settimana. TG termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione questo pomeriggio alle 16, a più tardi.